Juventus, per il momento siamo sullo 0-0, anche se abbiamo visto un buon primo tempo, un buon ritmo da entrambe le parti, un Milan più aggressivo, una Juventus più attenta. È venuta fuori una buona partita con tanta grinta da una parte e dall'altra, un ritmo che è leggermente scemato nell'ultimo quarto d'ora, ma naturalmente una partita che ci promette, anzi direi ci garantisce, uno spettacolo di livello unico anche nel secondo tempo. Non mi sembra ci siano variazioni negli schieramenti, quindi rivediamo le formazioni: Rossi, Panucci, Maldini, Albertini, Costacurta, Baresi, Eranio, Boban, Papen, Donadoni e Simone per il Milan. Juventus che risponde con Peruzzi, Torricelli e Fortunato, Dino Baggio, Coller, Giulio Cesar, Di Livio, Conte, Ravanelli, Roberto Baggio e Müller. Intanto ci hanno portato adesso i dati relativi alle presenze allo stadio. C'è una Papen, cerca Simone, corre il pallone, appoggia indietro Donadoni, prova la conclusione, ribattuta. Ci sono i dati relativi alle presenze, ci sono 80.290 spettatori a San Siro per un incasso di 2.979.577.119 per la precisione. Di Livio, Ravanelli cerca spazio, si autolancia praticamente, ma trova sulla sua strada ancora un attentissimo Costacurta, che in scivolata ha messo in corner. Ottima la prestazione di Billy Costacurta fino a questo momento. Secondo calcio d'angolo della gara per la Juve, affidato a Andy Müller. Tocca Baresi, poi sfiora Giulio Cesar. Segnalazione dell'arbitro, inutile la conclusione da parte della Juve con Coller. Il gioco era stato fermato con buon anticipo. Si riprende da Donadoni. Simone, sempre pressato da Torricelli. Boban, dalla parte opposta c'è Panucci, tocca dietro per un rinvio di Rossi. Sfiora Eranio, Papen, ancora verso Eranio, fascia centrale, ha provato il sinistro, ha colpito neanche troppo bene Eranio. Contenuto Giulio Cesar, allontana Di Livio. Riparte Maldini. Simone. Simone che torna a Maldini. Pallo di Torricelli, spinta alle spalle di Simone. Per Boban, il cross messo fuori da Giulio Cesar, si ripropone nuovamente in attacco, così come aveva concluso il primo tempo il Milan, che sta facendo scaldare Daniele Massaro, giocatore sempre importante, sempre pronto e spesso decisivo per il Milan. Con le mani Donadoni, di Maldini che ha inventato lo spazio per crossare laddove non c'era. Ora Roby Baggio, evita l'intervento di Papen, serve Coller a contatto con Eranio, un po' cercato il contatto Coller, comunque guadagna, calcio di punizione, rivediamo, c'è fallo, ha spinto Eranio. Battuta da Fortunato, colpo di testa di Baresi, Dino Baggio, lontana ancora Baresi, Giulio Cesar, offside di Müller, un gioco nettissimo. Lunga per Donadoni,
campo d'attacco del Milan, calcio di costa corta. Il calcio di punizione con Torricelli. Donadoni. Di Livio spezza la trama, doveva servire Maldini, poi riparte. Maldini è andato a chiuderlo. Grande esperienza. Straordinario Maldini, anche lui direi in lotta con Baggio, che è il grande favorito, però e Baresi per una possibile assegnazione del pallone d'oro. Baresi all'apertura, calibrata perfettamente per Panucci, attaccato da Meller, c'è fallo, punizione per il Milan. Attenzione a Donadoni, ancora Peruzzi, e allontana Fortunato. Mani nei capelli per Roberto Donadoni, che ha cercato la precisione più che la potenza, e d'altronde non aveva la possibilità di staccare di testa. Una volta prova sulla sua strada Peruzzi, Maldini, cross, Peruzzi sicuro in presa. Rivediamo l'opportunità precedente, vedete che l'unica deviazione possibile Donadoni, cioè di indirizzare sul palo lontano di Peruzzi, che però è arrivato anche lì. C'è un buon momento della Juventus, che in campionato viene una serie di risultati validi: 3-1 la Sampdoria, 1-1 a Foggia, 4-0 interna alla Reggiana, 1-1 a Lecce. Forse questa l'ha dato la nota un po' stonata. 3-2 del derby con il Toro e 2-1 all'Atalanta, 1-1 in Norvegia in Coppa dopo aver superato il primo turno. Quindi vediamo intanto il fallo netto di Papin su Koller, punizione già battuta. Möller si propone, Dino Baggio, il lancio è per lui, troppo in profondità però Fortunato, il pallone è uscito. Adesso lo stesso Fortunato, Dino Baggio, Roby Baggio, incontrato da Boban, poi rilancia immediatamente per Simone, preso in consegna da Giulio Cesar, raddoppia anche Koller. Donadoni dalla parte opposta per Panucci. Meranio va a chiudere su di lui Ravanelli, raddoppia, vedete anche Fortunato. Di tacco, grande, si libera del pallone, tunnel poi per Panucci. Milan spettacolo in questa fase. Panucci è stato messo giù, un calcio di punizione per i rossoneri. Rivediamo il tunnel su Dino Baggio, poi è stato costretto a ricorrere al pallo. Affollamento nell'area di Peruzzi, battuto il calcio di punizione, proprio Peruzzi che allontana di pugno, poi di Livio. Baresi, ormai si sta giocando quasi stabilmente nella metà campo difensiva della Juventus. Ravanelli difende un bel pallone dall'attacco di Donadoni. Möller, pallo di costa corta, ammonizione inevitabile direi di costa corta. Saltato netto da Möller, non ha potuto far altro che stenderlo poi costa curta. Rivediamo, buon gioco di gambe, tutto in velocità di Möller, il fallo di costa curta, secondo ammonito del Milan dopo Baresi. Matrici a terra anche Koller, chiama il massaggiatore mentre la Juventus prepara un cambio. Ad entrare Borrini,
spazio quindi anche per Borrini. Borrini che era stato a lungo inseguito durante l'estate dal Milan, alla fine un assegno di 11 miliardi della Juventus ha avuto la meglio. Esce Kohler, stringe la mano all'arbitro, grandi effusioni con Borrini. E adesso vedremo come cambierà la vedete, Kohler è stato insultato da tutta la tribuna dei tifosi del Milan, ha risposto da gran signore con un pizzico di ironia. Dicevo, vedremo come cambierà adesso l'assetto difensivo della Juventus, che perde una colonna importante per infortunio come Kohler. Simone ha rubato palla a Baggio, la rimessa però è della Juve. Vedete la situazione, il punteggio è anche di tempo quando siamo oltre l'undicesimo. Si fa largo Ravanelli, che però deve aver trattenuto l'avversario. Punizione già battuta dal Milan. Costa Curta in avanti, anticipo di Dino Baggio, attenzione a Roby Baggio in posizione regolare, la sua conclusione di destro, tocca a terra ma non sorprende Rossi. Un po' sbilanciata la difesa del Milan, che però è andata a coprire bene su Baggio, gli ha impedito una conclusione pulita forzandone con un destro non ha impensierito Rossi. Costa Curta per Baresi. Ora Maldini. Soltanto a tratti arrembante il Milan, ma sempre in attacco. Attenzione, ha sbagliato Dino Baggio. Parte un cross. C'è stata la deviazione di Torricelli, che mi sembra essersi spostato al centro a far compagnia a Giulio Cesar. Panucci. Si libera dell'assillo di Müller, ma deve affrontare ora Fortunato, che gli devia il pallone in fallo laterale. Si resta in zona d'attacco per il Milan. Albertini, ora Panucci, spazi stretti, riesce a filtrare però il Milan. Albertini a centro area, c'è stato un tocco forse proprio di Borrini a metter fuori Donadoni, detta il passaggio e riceve Maldini, pronto al cross, lo effettua, deviato, sarà calcio d'angolo per il Milan. Buon momento questo della gara, è il Milan che sta spingendo sull'acceleratore. Tutti i giocatori della Juventus sono nell'area di Peruzzi. Dalla bandierina Donadoni. Spetta! Anticipa tutti Giulio Cesar. Costa Curta. Fermato da Ravanelli. Conte apre d'esterno per Baggio. Uno contro uno con Baresi. Baggio cerca spazio. Baggio entra in area. Baggio, calcio di rigore. Calcio di rigore per la Juventus. Al tredicesimo del secondo tempo, calcio di rigore per la Juve. Adesso rivedremo naturalmente il fallo. Rivediamo Baggio, cerca di disorientare Baresi con delle finte. Baresi lo trattiene per la maglia, calcio di rigore, giusta la decisione dell'arbitro. Vedete che si tira la maglia di Baggio, ha ragione l'arbitro, è calcio di rigore. Protestano i giocatori del Milan, calcio di rigore. Se possibile io rivedrei l'intervento con la camera bassa, che evidenzia bene come c'è stata una trattenuta alla maglia di Baggio, che poi si lascia andare in area, ma in effetti Baresi lo ha tenuto, anche se probabilmente non in maniera decisiva, ma avendo ottenuto la maglia. Ecco, perfetto, la regia di Nello Isola, rivediamo, vedete come si tira la maglia di Baggio, va giù, è stata netta la trattenuta di Baresi, ha ragione l'arbitro, è calcio di rigore. E adesso vedremo una sfida dagli 11 metri, Baggio contro Rossi, Rossi che ha la fama di pararigori, e ne sa qualcosa proprio la Juventus,
quando l'anno scorso a Torino Rossi ha parato la conclusione al 90esimo di Vialli. Questa volta sarà Baggio ad andare dal dischetto, e nella concentrazione di Rossi, uno specialista da questo punto di vista, ma altrettanto grande specialista Baggio, che quest'anno ha fallito però un rigore all'Olimpico contro la Roma. Grande attenzione a San Siro, attenzione a un momento importante, tutti fuori dall'area, fischia Luci, parte Baggio ed è gol, Juventus in vantaggio. Aveva sfiorato il pallone Rossi, ma non ha interrotto la corsa della sfera verso la rete. La Juventus è in vantaggio, rivediamo, tocca ma non riesce a deviare Rossi. Juventus in vantaggio sul calcio di rigore. Vedete le finte di Rossi, la buona esecuzione, anche se non perfetta, di Baggio, gol numero 97 in campionato per Roby Baggio. Ed è un gol importantissimo, porta in vantaggio la Juve al 15esimo del secondo tempo. Rigore per fallo di Baresi su Baggio, l'unica volta che la difesa del Milan si è fatta trovare un po' scoperta. Concesso qualche metro a Baggio, che ha disorientato un po' Baresi con le sue finte, lo ha saltato, poi la trattenuta della maglia di Baresi su Baggio, calcio di rigore trasformato dallo stesso Roby Baggio. Adesso c'è calcio d'angolo in favore del Milan ed è prevedibile un assalto all'arma bianca dei rossoneri. Vedremo sicuramente una mezz'ora palpitante. Juventus comunque in vantaggio a San Siro quando siamo al 16esimo del secondo tempo. Boban cerca spazio, Di Livio su di lui, lo ferma con un fallo. Adesso pubblico che ancora di più partecipa attivamente allo svolgersi della gara. Sempre Donadoni al calcio di punizione, due uomini in barriera, distanza regolamentare, pallone scodellato in area, Torricelli ha messo fuori di testa. Simone, a partire un controcross controllato da Di Livio, mentre il guardalinea aveva segnalato un fuorigioco onestamente inesistente. L'arbitro infatti ha lasciato proseguire. Baresi, scambiato con Albertini, ora trova Boban, destro potente, ancora deviato, e Peruzzi, grande protagonista di questa gara, evita il calcio d'angolo. Baresi pressato da Ravanelli che lo mette giù con una spallata. Questa è la grinta di capitan Baresi. In profondità per Simone, controlla male, continua a scaldarsi Massaro. Prova Massaro, ha dato il pallone a Donadoni per la rimessa immediata, lo scambio con Boban. Baresi, intervento in anticipo perfetto di Conte. Baggio gioca bene adesso la Juve, Di Livio, ora Roby Baggio, poi in ombra in questa gara, ma si è fatto vedere nei momenti importanti, la traversa di Müller nel primo tempo e poi il rigore. Adesso suggerisce un passaggio Müller, anticipato ancora da Baresi. Baggio fischia Luci, la punizione è in favore del Milan. Donadoni, secondo tempo si sta sviluppando preferibilmente sulla fascia sinistra l'azione del Milan. Simone, sempre arginato da Torricelli, Eranio allarga per la corrente Panucci, di prima il cross, ancora Peruzzi che giganteggia su tutti. Fortunato Ravanelli, riesce a far filtrare il pallone per Dino Baggio, anticipato però. Vedete che ci avviciniamo al 20esimo del secondo tempo, Milan 0, Juventus 1, gol di Baggio su rigore al quarto d'ora del secondo tempo.
spreta in questo momento Peruzzi, mentre anche Trapattoni sta facendo scaldare i componenti della sua panchina. È già entrato, ricordo, Porrini, ci sono Del Piero, Francesconi e Marocchi, oltre naturalmente al secondo portiere Rampulla. Attenzione a Papen, Simone, riceve Iranio, anche se forse con leggero ritardo, palla ancora per Simone, prova a difenderla al limite, c'è la spinta di Torricelli, calcio di punizione per il Milan, punizione importante questa per i rossoneri. Si alza il coro Juve Juve alla curva dei supporters bianconeri. Vedremo chi si incaricherà di questa punizione. Soprattutto dovrà essere bravo Lucio a far rispettare la distanza della barriera. Vedete che è pronto anche il nostro computer a controllare. 9 metri ci siamo quasi, anche se la distanza non è proprio regolare. Prova Boban di potenza, pallone che è andata a infrangersi proprio sulla barriera. Panucci, cross immediato, Peruzzi, bravissimo ancora una volta. Iranio lotta con Romanelli che ha la meglio, Luci dice che c'è stato fallo anche in questo caso. Il calcio di punizione sempre per i rossoneri, più o meno nella zona precedente, soltanto un po' più spostato verso la fascia. Rivediamo ancora, riapprezziamo l'uscita di Peruzzi che ha anticipato benissimo Maldini. È stata battuta velocemente la punizione con segnalazione di un fallo da parte dei giocatori rossoneri e quindi questa volta la punizione è a favore della Juventus. Massaro, sembra prossimo ad entrare. Sicuramente la vivacità di un giocatore rapido come Daniele Massaro è importante per il Milan, bisogna vedere al posto di chi. Massaro farà il suo ingresso in campo. Vediamo se il Capello sceglierà di levare una delle due punte, cioè Papen o Simone, per non cambiare l'assetto tattico della squadra o se vorrà aggiungere un elemento ficcante in più. In caso potrebbe uscire o Albertini a centrocampo o Iranio, ma staremo a vedere che cosa deciderà il Capello. Al momento passano i minuti, siamo al 23esimo esatto del secondo tempo, Milan 0 Juventus 1. Messo la tuta ormai completamente Massaro ed è pronto ad entrare, mentre la Juventus prova ad allentare la pressione. Albertini, Iranio, Panucci, forse fallo di mano, era vicino, Luci non ha rilevato l'irregolarità, mi sembrava fallo di mano da parte di Conte. Il gioco prosegue. Donadoni, si ripete il duello con Di Livio, lo chiude bene, costretto a riaprirsi Donadoni, va via, mette al centro, ha cercato l'intervento Papen, sono abbastanza serrate le maglie della difesa della Juventus. Ricordo che il Milan è capolista da 71 giornate nel campionato italiano, record straordinario firmato da questo grande club e dal suo tecnico Fabio Capello, un record che potrebbe cadere questa sera in caso di vittoria della Juventus, ci sarebbe il sorpasso da parte dei bianconeri. La testa giganteggia Giulio Cesare, poi Costa Curta, mette palla a terra Conte. Fortunato guadagna la rimessa laterale che dà spazio e soprattutto tempo al cambio del Milan. Esce Iranio, dicevo era uno degli uomini che Capello avrebbe potuto sostituire. Esce Iranio ed entra Massaro. In effetti sulla fascia destra il Milan ha
si è spinto bene sia con Eranio che con Panucci. Panucci sta giocando una buona partita, quindi Milan che deve rischiare in questo momento può anche cercare di inserire un giocatore più offensivo come Massaro e dare spazio totale direi poi sulla fascia destra a Panucci, sia in fase di contenimento che poi di rilancio. Vedremo dove andrà a sistemarsi Daniele Massaro, per il momento sembra a sinistra, in avanti naturalmente, quindi Milan con tre punte. Adesso Papin che è dalla parte destra e si incrocia continuamente con Simone, naturalmente il nuovo entrato Massaro. Fallo intanto di Fortunato su Donadoni, trova a far da pacere tra Albertini e Müller. Finalmente si potrà battere questo calcio di punizione. Anticipo di Dino Baggio su Maldini, recupera Baresi. Boban si fa vedere, riceve Donadoni che adesso si è spostato a destra, parte il cross e ancora Peruzzi ci arriva, colpo di testa di Massaro che si presenta così, ma Peruzzi è riuscito ancora a dirgli no. C'è l'angolo battuto velocemente Massaro, Albertini per Boban, è stato controllato bene dal centrocampo della Juve, un giocatore che giustamente era tenuto da Trapattoni, ha riservato un trattamento molto oculato direi. Papin cerca di girare in avanti, Müller in lotta con Costa Curta. La rimessa dovrebbe essere del Milan, mentre rivediamo la bella elevazione di Massaro che cerca proprio l'angolino, ma stasera Peruzzi sembra essere ovunque. Torricelli, buona prestazione anche la sua. Fortunato, Ravanelli, ora Müller. Il campo a favore di Dilivio, c'è il solo Ravanelli in avanti, parte il cross, libera Baresi, attenzione a Roby Baggio, l'ultimo tocco di Maldini, calcio d'angolo. È una Juventus che come vedete non si limita a controllare anche se avverte la pressione del Milan. Intanto si fa vedere anche in avanti, ogni qualvolta ha superato la metà campo è stata sempre estremamente precisa e pericolosa poi per Rossi. Dalla bandierina di Livio, Conte può fare il pallone da Donadoni, poi riparte Massaro, Conte recupera, Roby Baggio verso Müller, esce Rossi, presa bassa, lo anticipa Panucci. Boban, cercare Massaro, attenzione Massaro la botta, il lancio era per Simone non per Massaro, Massaro poi si è ritrovato il pallone sul destro, tirato senza pensare troppo di prima intenzione, una buona conclusione, distinto, centrale però Peruzzi, ha controllato e poi rinviato. Baggio, Conte, subito pressato, perde palla, Papin si destreggia bene, c'è un varco adesso per il Milan, attenzione a Boban, salta Torricelli, allarga per Simone, Giulio Cesar su di lui, trova, inventa direi spazio per il tiro Marco Simone, c'è stata una deviazione, sarà ancora calcio d'angolo, bravissimo, uno spazio inesistente, riesce a trovare spazio per il sinistro e ancora Peruzzi e poi palo esterno, calcio d'angolo già battuto, cross di Donadoni, con Demetrio Albertini lasciato inspiegabilmente solo a centro area, non ha perdonato Albertini ed è il delirio a San Siro. Rivediamo, vedete solissimo Albertini, può girare come vuole sul secondo palo e questa volta anche Peruzzi non può nulla. Pareggio meritato dal Milan, squadra che ha fatto
sicuramente di più in questa gara. Abbiamo rivisto anche dalla camera bassa la rete di Demetrio Albertini, che cade alla mezz'ora quasi. 1-1. E vedete Papin che sta incitando il pubblico, ed è un coro unico adesso, Milan, Milan a San Siro. Grandissima atmosfera, ancora un quarto d'ora da vivere di emozioni di altissimo livello che soltanto squadre come Milan e Juventus possono offrire. Ancora in avanti il Milan, Panucci, cross ribattuto da Dino Baggio, Panucci recupera il pallone, Boban per Albertini, intanto il sesto gol in Serie A, naturalmente tutti con la maglia rossonera. Maldini, la rimessa per i rossoneri, atmosfera incredibile a San Siro. Simone, pressato tra due avversari, favorisce l'inserimento di Boban, costretto però ad allargarsi. Il cross troppo lungo per tutti, termina direttamente sul fondo. Rivediamo ancora il gol, vedete il colpo di testa di un indisturbato Albertini, che qui ha responsabilità pesanti, direi, la retroguardia della Juventus, che ha giocato un'ottima partita, ha lasciato colpevolmente, pagandolo, Albertini solo a pochi metri da Peruzzi di testa. Albertini non ha perdonato. Maresi forse fa fallo su Baggio, comunque si prosegue. Intervento di Porrini su Papin, calcio di punizione per il Milan. Vediamo intervento di Porrini sul francese, stava galoppando verso il pallone, azione battuta ma si dovrà rifare. Vedete Capello, tutti in piedi naturalmente, la panchina del Milan, il team manager Ramaccioni a regolare naturalmente la distanza del muro. Zona battuta Boban, Simone si allontana a Donadoni. Distanza luci, più o meno ci siamo. Adesso avanza la barriera della Juventus, il tocco è per Simone, palla sul sinistro, conclusione potente. Rivediamo ancora la gran botta di Simone, pallone al lato e si riparte dal rinvio di Peruzzi. Di Livio, subito pressato da Papin. E questo è forse il miglior Milan. Milan che sta attaccando, che sta pressando. Ravanelli. Conte, vedete come raddoppia anche la marcatura, la squadra di Capello, recupera il pallone con Boban, Papin, lascia correre per Simone, ancora Papin, Simone da terra, recupera il pallone, è cinturato da Torricelli e adesso viene ammonito. Cartellino giallo anche per Moreno Torricelli. Ha giocato un'ottima partita e qui vedete è costretto a ricorrere al fallo proprio sotto gli occhi dell'arbitro. Carica della punizione Baresi. Panucci. Non riesce il triangolo per l'intervento di Fortunato. Donadoni, che adesso come detto con l'ingresso di Massaro si è spostato sulla fascia destra. Attenzione a Simone, fuori gioco. Prosegue Marco Simone inutilmente. Il gioco era già stato fermato dalla bandierina del collaboratore del signor Luci.
10 minuti alla fine della gara a San Siro, 1-1 tra Milan e Juventus. Batte la punizione Giulio Cesar. Maldini anticipato Ravanelli. Di Livio, Conte, ora Ravanelli, Milan che recupera però. Panucci, grande stantuffo sulla fascia destra, il tacco di Donadoni, proprio a favore di Panucci, il lancio è per Papen, Porrini lo ferma, ora Panucci, cross basso messo fuori da Giulio Cesar, Maggio, il lancio per Müller, parlato da Boban, fallo di Boban. Rivediamo il gioco precedente e vedete che è chiarissima la posizione di offside, ci sono ben tre giocatori del Milan, comunque avete visto 0.7 metri la posizione reale di offside di Marco Simone. Massaro, Maldini, svirgola il pallone di Livio, ora Massaro, Maldini, buon intervento di Torricelli che poi si fa rubare il pallone da Simone e va ancora via a Conte, lo ferma in seconda battuta Giulio Cesar, rimessa laterale in zona d'attacco per il Milan, effettuata da Marco Simone. Maldini al centro, Papen controllato da Porrini, poi il colpo di testa di Fortunato. Porrini, è solo Milan però adesso la gara. Donadoni, Boban lascia correre il pallone per Massaro, Simone, Bertini, Donadoni, pallone che gira, arriva sulla fascia dove c'è Panucci, si fa il percorso inverso, Simone prova subito, comoda la presa di Peruzzi. Sempre Marco Simone, ogni volta ha avuto il pallone tra i piedi, con coraggio e anche con buona precisione, proprio con grande fortuna. Donadoni, vedere Papen, anche Massaro sulla fascia sinistra, rallenta un attimo l'azione Donadoni, chiama in avanti Baresi, da questi a Maldini. Boban, ancora Maldini che non ha seguito sulla fascia, scambiato ora con Albertini, si allarga Boban, parte il centro di Maldini, colpo di testa ancora di Torricelli, sempre rimessa laterale, si resta sempre in zona d'attacco per il Milan quando i minuti sono 38 nel secondo tempo, punteggio di 1-1. Donadoni, cerca un uomo libero, non lo trova, corre incontro Simone, poi riapre, potrebbe essere un tiro da fuori a risolvere la gara, ci prova Boban, c'è stata una deviazione, sarà ancora calcio d'angolo per il Milan, con una Juventus adesso decisamente arroccata dietro, costretta dall'assalto del Milan, potrebbe essere proprio uno dei tiratori del Milan, Bertini o Boban dalla distanza a trovare il varco giusto, ma attenzione anche ai contropiedi di Baggio e Müller, dalla bandierina intanto il Milan, Ravanelli allontana, Donadoni, Panucci, Donadoni va ancora via, ha cercato Boban, si è difesa la Juve, attenzione adesso sono 2 contro 1, ma rientra anche Maldini, Ravanelli, davanti Müller c'è anche Di Livio, ha coperto bene Massaro, c'è un giocatore del Milan a terra intanto, Papen, Papen, destro e ancora una deviazione di Peruzzi e qui sbaglia Papen perché i giocatori della Juventus in effetti stavano segnalando che c'è un giocatore del Milan a terra, è un giocatore come Papen non deve perdere la testa in questi casi, rivediamo, vedete che Papen va alla conclusione,
c'è stata probabilmente una deviazione della potenza del tiro, scoccato a 22 metri di distanza, quasi 120 km orari. Conte cercava di spiegare a Papen che i giocatori della Juve tutto sommato si stavano fermando, ma comunque stavano indicando che c'era un giocatore del Milan a terra. Papen ha proseguito l'azione in trance agonistica, poi è andato un po' a prendersela con Conte. Tanto l'arbitro non ha segnato il calcio d'angolo, a mio avviso c'era una deviazione, comunque si riprende con una rimessa dal fondo. Il fallo di Müller, punizione ancora per il Milan. Albertini, Baresi, assolutamente a senso unico questi ultimi 25 minuti di gioco. Già nel primo tempo c'è stato un po' il marchio del Milan dal punto di vista offensivo, anche se, lo ripeto, la Juventus ha giocato la sua partita senza ostruzionismi, senza difensivismi eccessivi, ha colpito anche in contropiede, ha fatto anche gioco, ma è discutibile che ha fatto più gioco poi il Milan. Adesso è stata la pressione più decisa dei rossoneri, che recuperano palla con Papen, che ha commesso fallo però secondo Lucci. Ad entrare anche Marocchi, Cilara Vanelli, naturalmente con molta calma. Adesso il pareggio va benissimo alla Juve. Esce Fabrizio Ravanelli ed entra Marocchi. Marocchi che non trova spazio fisso da titolare, ma che sta giocando bene quando viene chiamato in causa, dimostrazione che sta attraversando un buon momento di forma. Adesso viene chiamato a dare la sua esperienza in questi ultimi tre minuti più recupero. Punizione battuta corta per Baggio. Torricelli, Müller recupera un incauto colpo di testa di Panucci. Baresi, che forse si era aiutato ancora con una trattenuta su Baggio. Colpo di testa di Giulio Cesar, attenzione a Müller, chiuso da Panucci. Torricelli, attimo di Popan su Marocchi. Donadoni, salta Marocchi che ha commesso fallo, ma si prosegue. Punto a Fortunato, viene via il traversone, poi allontana Giulio Cesar, mettendo però in adesso al cronometro. È importante, stiamo entrando negli ultimi due minuti di gioco, più ripeto eventuale recupero. Panucci in lotta con Müller, non trova spazio, l'ultimo tocco è proprio di Cristian Panucci, di rimessa dal fondo per la Juventus che può rifiatare un attimo. Qualcuno sta abbandonando gli spazi di San Siro, ma pochissimi stanno pensando al traffico in questo momento, tutti concentrati su una grande partita che sta terminando, ma che ancora potrebbe riservare qualche emozione. Un match che ha comunque tenuto fede al pronostico. Le mani Panucci verso Rossi. Baresi, che forse sta provando uno degli ultimi assalti. Panucci in avanti, Simone, sempre Torricelli su di lui, la doppia anche Fortunato. Rimessa ancora per il Milan, intervento in scivolata proprio di Moreno Torricelli. Simone trova spazio per il cross, ancora su Massaro, arriva Conte a liberare, ci fanno Maldini. Marocchi lancia Müller, per un attimo ha dato l'impressione di poterci parlare Costa Curta che lo ha fermato. Panucci, Donadoni, gran mole di gioco svolta da Roberto Donadoni. Ora Panucci, Papen, vedete che stanno scadendo gli ultimi secondi.
Maldini in avanti, prolunga Massaro. Peruzzi controlla, siamo esattamente al 90esimo, siamo già in fase di recupero. Ci dovrebbe essere qualcosa da recuperare, non moltissimo, ma Luci farà sicuramente recuperare qualcosa. Buon arbitraggio direi del signor Luci oggi. Testa Maldini, poi Simone smista per Albertini, è venuto su di lui fallosamente Marocchi. Maldini, prendibile il pallone per Simone, Torricelli lo accompagna fino in fondo, oltre la linea bianca. Già un minuto di recupero. Avvio di Peruzzi, controlla il cronometro Luci, si prosegue. Panucci. Donadoni cerca di allungare per Papin, anticipato Marocchi. Ora Peruzzi verso Fortunato, fallo di Papin. Papin deciso direi, per non dire leggermente nervoso. Rivediamo il fallo, certo non cattivo, di Papin. Ha dato tanta grinta alla sua squadra, ha eccitato anche il pubblico. Stazione sanguigna del francese, mentre adesso naturalmente non ha fretta Fortunato. Sarà lui stesso a battere il calcio di punizione. E Luci dà il segnale di chiusura della gara, 1-1 quindi, si conclude in parità la sfida tanto attesa di San Siro. 1-1 con gol di Baggio su calcio di rigore, pareggio di testa di Albertini. Il Milan ha dato sicuramente di più a questa gara in fase d'attacco, in fase di spinta. Forse meritava qualcosa di più, ma non mi sento di dire che il pareggio non è un risultato meritato anche da una Juventus molto equilibrata nei reparti, molto accorta, molto attenta. Un velo di delusione sul volto di Fabio Capello, nulla da rimproverare direi alla sua squadra. È stata una partita vera tra due squadre vere, tra due squadre importanti che si ripropongono in chiave vincente in questo campionato. 1-1 quindi con il Milan che ha subito il secondo gol stagionale, è il 42esimo pareggio in campionato nella storia di queste due squadre, il pareggio numero 50 in 140 partite. È stata una bella gara, tanti protagonisti, su tutti direi Peruzzi migliore in campo, hanno giocato molto bene la Juve, Torricelli, Giulio Cesare in difesa e poi sono stati utili e piccanti come al solito Roby Baggio, decisivo a livello di gol, e anche Müller per arrentare la pressione nel Milan. Una grande prestazione in totale, da segnalare direi su tutti le prestazioni di Panucci anche in fase di proposizione, Costa Curta molto bravo in difesa e Donadoni che ha corso veramente tanto. Per tutti però un grande impegno sicuramente nei 22 in campo, i volti delle classiche pagelle devono superare il 6 e mezzo. Se sono pronte le statistiche che ci racchiudono tutta la gara possiamo vederle. Vedete, più tiri in porta del Milan, a testimonianza che il Milan ha pressato sicuramente di più, ha ottenuto più calci d'angolo, ci sono stati molti falli, molti di più in questo secondo tempo, sono cresciuti anche gli ammoniti, 4 in totale, nessun espulso. È stata una gara in cui si è giocato direi molto, l'avevamo visto anche nel primo tempo, vedete che il possesso di palla è passato dalla parte del Milan, ma tutto sommato un equilibrio abbastanza sostanziale, ci segnala il computer, con 50 minuti di tempo effettivo giocati. Stanno abbandonando lo stadio anche i tifosi della
Juventus, mi fanno cenno che sono pronti i contributi e naturalmente i gol, e quindi vediamoli subito le azioni migliori del secondo tempo. Qui un cross di Simone e un altro bel intervento di Peruzzi a deviare il colpo di testa di Donadoni. Donadoni non può staccare, deve cercare la precisione nel secondo pallo, ma questa sera sembrava essere veramente ovunque Peruzzi. Questa è un'azione di Baggio, un destro ben controllato da Rossi, e poi l'apertura d'esterno di Conte per Baggio in campo aperto, uno contro uno con Baresi. L'unica volta che la difesa del Milan è stata sbilanciata, entra in area Baggio, lo trattiene per la maglia Baresi, ha ragione Luci, c'è fallo e calcio di rigore, protesta inutilmente Baresi, rigore trasformato anche se con un brivido da Baggio, ha toccato il pallone Rossi in maniera non sufficiente però per deviarne la corsa in rete. Qui eravamo al 16° del secondo tempo, Juventus passata in vantaggio. Rivediamo il penalty trasformato da Roby Baggio, poi il Milan che ancora più decisamente si è proiettato in avanti. Qui vediamo il colpo di testa di Massaro e ancora la prodigiosa deviazione di Peruzzi. Poi saranno credo quasi tutte azioni del Milan. Qui il tiro ancora di Daniele Massaro, destro potente a pelo d'erba che trova ancora pronto Peruzzi. Poi Papen che suggerisce per Boban e si crea un varco, allarga per Simone e ancora ci arriva Peruzzi a deviare sul palo la conclusione. Bravissimo Simone a trovare uno spazio praticamente inesistente per la conclusione, svelto a trovare nello spazio stretto la coordinazione. Questo mi sembra il gol, il cross di Donadoni e liberissimo Albertini di testa, mette alle spalle di un incolpevole Peruzzi. Questa anche l'unica disattenzione della difesa bianconera che ha colpevolmente lasciato, pagandolo, ripeto ancora una volta, solo Albertini in grado di battere Peruzzi, che qui devia il pallone su una gran botta di Papen, grande potenza, abbiamo visto 120 km orari quasi, lo rivediamo riproposto per questa conclusione. È partita quindi che si chiude sul 1-1, è stata una